ufficialmente partita ieri e continuerà anche quest'oggi e domani, domenica 28 luglio, la kermesse Bagli Oli e Mare presso la Baia Santa Margherita di San Vito Lo Capo, un successo di gente che ha affollato la meravigliosa location e di cui la nostra TV è stata scelta media partner. Il talk show andato in scena ieri all'Imbrunire verrà replicato domani, domenica 28 luglio, alle ore 14:30 per voi. Siamo nel pieno della prima serata di Bagli Oli e Mare. È andata abbastanza bene, tra l'altro ci ha accompagnato il calar del sole e tutte le luci che in automatico vengono fuori in quel momento che è magico. E ci ha accompagnato sino ad arrivare gradatamente, armonicamente, tutti insieme a questo momento. Siamo abbastanza orgogliosi, anche perché è quello che volevamo e cerchiamo sempre di fare attraverso la nostra promozione e i nostri piccoli eventi che possono diventare grandi perché poi portano con sé tutta questa presenza. Direi che è quello che merita questo luogo meraviglioso, questa associazione, l'associazione turistico-culturale di Castelluzzo, che è il motore di questa manifestazione. Credo che la partecipazione che abbiamo avuto stasera come prima giornata sia, come dire, molto significativa e testimoni proprio che stiamo andando tutti insieme nella direzione giusta. Durante il talk show si parlava del tramonto a mare, di una zona che è considerata selvaggia, ma che comunque volete rendere partecipe del brand San Vito. Assolutamente sì, questa è una zona che va tutelata in primis, va valorizzata secondo quelli che sono i canoni di un turismo che sia ecosostenibile e di qualità. E credo che Baia Santa Margherita insieme a San Vito Lo Capo abbiano tutte le carte in regola per poter arrivare a questo obiettivo. Sicuramente è un angolo che deve mantenere queste sue caratteristiche e peculiarità, ma un angolo che deve rappresentare economia per questo territorio, e quindi attraverso eventi come questi, che ogni anno devono essere ulteriormente potenziati, rappresentare un momento per trascorrere delle serate tranquillamente con gli amici, in un momento di vacanza, gustando i prodotti tipici della nostra terra. Durante il talk show, il momento meraviglioso del tramonto. Ma infatti ho detto che basterebbe solo quel tramonto per stare qui in estasi. Ma oltre al tramonto noi offriamo tante altre cose con la nostra capacità, la nostra competenza e con la grande voglia delle associazioni dell'ATC di Castelluzzo, che con tanto amore riesce a far sì che questo angolo si trasformi in qualcosa di veramente paradisiaco. Bagli, olio e mare, con i bagli, quelli che erano il centro della cultura contadina dell'Agroricino, l'olio che è tipico di Castelluzzo e il mare meraviglioso che bagna le coste che vanno da Cofano alla riserva dello Zingaro, in questo angolo incontaminato della Sicilia che è San Vito Lo Capo. Durante tutta l'estate fino ad ottobre noi come amministrazione abbiamo programmato una serie di eventi appunto per stimolare coloro i quali vogliono trascorrere qualche giornata in serenità, vivere anche di eventi, e per questo noi abbiamo programmato iniziative per stimolare a trascorrere delle giornate di vacanza a San Vito Lo Capo. Andrea.